consiglio, è un consiglio, vivete l'amore in una maniera meno traumatica e più, è più perché l'amore è bello, poi dopo capita, non è che capita tutti i giorni, Quando capita bisogna viverlo così anche un po' forsennatamente, senza farci caso, viverlo diciamo in libertà totale. Cioè, quando dicono musica leggera, voglio capire qual è la musica pesante, perché io la eviterò con tutta me stessa. Perché già abbiamo tante cose di pesanti. Adesso abbiamo questo mutamento climatico che noi qui in Veneto stiamo sentendo profondamente, perché non fanno le pulizie dei viottoli, dei viali. Cioè, una cosa, ogni tanto andiamo sott'acqua anche noi, non solo Venezia. E c'era da, cioè, c'è da dire aiuto, non vogliamo diventare pesci, anzi pesci vogliamo che restino nel mare e noi vogliamo l'aria pulita senza andare sott'acqua ogni 20 giorni, Certo. perché ogni 20 giorni adesso. No, la verità è che ci sono, solo Certo. che probabilmente, non lo so, anche certi programmi televisivi. Che sono, io sono d'accordissimo con Fiorello, questa cosa che vanno poi in un orario dove lo vedono i bambini. I bambini che cosa si possono fare, che idea si possono fare del mondo? Basta, cerchiamo di fare delle cose belle. Per esempio, un programma che nel suo che a me piace molto è Dalla parte degli animali, della Brambilla, a cui io partecipo perché lei non solo promuove È l'adozione vero, sì. dei cani, ma fa vedere anche un mondo diverso con i bambini, il mondo degli animali che è molto più corretto, più umano del nostro, è Umano. spericolato. Se, Ok. potrebbe essere anche il titolo spericolato, eh? Il senso del pericolo, il disco è spericolato perché passa dal punk di un feat con featuring con la Sad, con un singolo che uscirà un po' prima dell'album che si chiama Bip Polare. Con la Sad io mi trovo, cioè, non, facciamo fatica a non ridere, facciamo fatica a cantare a non ridere mentre ci guardiamo, perché veramente è bellissimo collaborare con le nuove generazioni a partire da Dio La Piaga, la rappresentante di lista, Tancredi, sono state per me delle boccate di ossigeno, di vitalità meravigliose. Oh, oddio, io sono libera, sono una libera, all'avanguardia non lo so, sì, cerco di esserci, però guarda, all'avanguardia un nome che mi viene in mente adesso è Oriana Fallaci, io non sono, io sono una semplice cantautrice giullare di corte. Non mi propongo di portare messaggi chissà cosa, però io vi invito tutti a divertirvi più che potete perché la vita è breve e se perdiamo tempo a far baruffa è tutto tempo perso che non ci ridaranno più, per cui divertitevi alla morte, allo sfinimento.